Oh, ma tanto ci ritroviamo dopo un po' di tempo, insomma. Sì, ci vediamo dopo un po' di tempo, dopo questa pandemia. È sempre un piacere ritrovarti e innanzitutto saluto tutti i radioascoltatori. Tanto com'è andato quest'ultimo anno? Ma diciamo è stato un anno senza calcio in pratica, però l'importante era venire fuori da questa pandemia. Speriamo che ne veniamo fuori con questi vaccini perché la cosa più importante è la salute di tutte le persone. Quanto riguarda il tuo futuro, ti vedi più allenatore o più giocatore? No, ora ormai purtroppo ho deciso di appendere le scarpe al chiodo, anche se qualcuno ancora, qualche telefonata me l'hanno fatta perché magari pensa che non abbia smesso veramente, però ormai la decisione è fatta anche per la mia salute, sinceramente. Quindi spero di poter cominciare il prima possibile ad allenare. Quindi con il piano al topo? Con il piano al topo, niente, quest'anno, lo dico davanti a tutti, ci siamo lasciati, ma senza nessun problema. Anzi, devo ringraziare tutta la società, il presidente Bracchi che mi ha chiamato, il direttore sportivo Davide Bonaccini, poi la Debora, tutti che mi hanno permesso di ritornare più al topo nel mio paese, Certo. finché stavo bene. Abbiamo vinto il campionato, mi hanno dato tanto, però penso che pure io ho dato tanto a loro, sia dal punto di vista come tecnico che come anche a migliorare dal punto di vista societario. Anche perché non solo come uomo, ma anche appunto come tecnico, ha avuto modo di maturare grandi esperienze. Sì, no, nel senso, detto, mi sono lasciato bene, penso che sia un arrivederci, loro hanno preferito fare altre strade, io uguale, quindi rimarrà solamente un grande ricordo di avervi portato al mio paese in prima categoria. Da calciatore, diciamo, hai avuto modo di giocare tantissime partite in Serie D e in Serie C. Sì, sono ricordi belli da poter raccontare, sinceramente sicuramente poteva andare meglio la mia carriera, un pochino più di tutto, però non vuol dire che doveva andare così. Devo guardare al presente, al futuro, alla mia famiglia, al lavoro e a poter diventare una specie, tra virgolette, di allenatore, perché non è detto che un giocatore possa diventare allenatore, però sono un tipo meticoloso anche come allenatore, nel senso sono sempre Certo. stato così, mi piace. Anche perché quindi in autunno Sì, c'è questo corso. mi hanno appena informato che dovrebbe esserci il corso della metà novembre, il corso che mi interessa a me. E spero di poterlo fare il prima possibile. Poi, in attesa di qualche chiamata, se qualcuno vuole la mano, non c'è nessun Siamo problema. pronti, però lì bisogna partire con grande Certo, ambizione. quello non c'è nessun problema. Grazie, in bocca al lupo per Grazie a tutto. voi, grazie, ciao.